Ciao, io sono Silvia e in questo video ti propongo un'idea di acconciatura per variare un po' la normale coda bassa. Per iniziare, io ho deciso come prima cosa di tenere la mia classica riga laterale, ma per questa acconciatura si può anche scegliere di portare tutti i capelli all'indietro oppure si può fare una riga centrale. Poi prendo una sezione abbastanza larga, da circa metà testa, la divido in tre ciocche uguali. E faccio un passaggio di treccia classica, facendo attenzione a far partire la treccia più o meno dall'altezza delle orecchie. Faccio quindi passare la ciocca di destra sotto a quella centrale e poi la ciocca di sinistra sotto a quella centrale. Dopodiché continuo con una treccia olandese, ovvero prendo una nuova sezione di capelli, l'aggiungo alla ciocca di destra e passo questa nuova ciocca sotto a quella centrale. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Prendo una nuova sezione di capelli, l'aggiungo alla ciocca esterna e faccio passare questa nuova ciocca sotto a quella centrale. Poi di nuovo prendo nuovi capelli, li aggiungo alla ciocca esterna e faccio passare questa nuova ciocca sotto a quella centrale. E ripeto la stessa cosa dall'altra parte fino a quando non ho più capelli da aggiungere. Poi, quando non ho più capelli da aggiungere, fermo la treccia e lego il resto dei capelli con un elastico in una coda bassa. Per coprire l'elastico e per dare un dettaglio in più all'acconciatura, prendo una ciocca di capelli dalla coda e la arrotolo intorno all'elastico. Io ho deciso di prendere una ciocca abbastanza grande in modo da rendere questo dettaglio più evidente, ma si può scegliere anche di utilizzare una ciocca più piccola. Fisso poi questa ciocca con una forcina, cercando di nasconderla al meglio. Infine, con molta attenzione, allargo un po' gli anellini della treccia per renderla più grande e più visibile. E sistemo le ciocche davanti come più mi piace. L'acconciatura è finita. Io spero tanto che il video ti sia stato utile e ti abbia dato qualche idea per acconciare la classica coda. Se il video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, puoi iscriverti al mio canale cliccando sull'icona che compare sullo schermo oppure sul tasto rosso sotto al video.